Ci troviamo in compagnia di Ugo Martino, artista del Vallo di Diano, per la precisione di Montesano sulla Marcellana. Raccogliamo oggi con lui una riflessione sulla sua esperienza di artista nel Vallo di Diano. Ricordiamo tra l'altro che Ugo Martino è reduce da diversi appuntamenti d'arte importantissimi come la Biennale di Roma. Esattamente, io faccio arte da quando ero piccolo, da quando andavo a scuola, alle scuole elementari, quindi posso dire che ho fatto arte da sempre, mi occupo di arte seriamente, porto avanti un discorso complesso nella ricerca dell'essenza della vita dell'uomo, del suo vivere nell'universo. Ecco, alla luce delle esperienze che abbiamo appena citato, ma che vanno oltre la Biennale, quindi prevedono diverse mostre in città sia italiane che straniere, qual è la sua esperienza d'artista nel Vallo di Diano e non solo quindi con altre realtà? Nel Vallo abbiamo fatto molte manifestazioni artistiche, anche interessanti, però per uscire fuori, insomma, bisogna andare nei grossi centri dove si possono avere più riscontri, ci sono gallerie d'arte, più critici, più persone più interessate all'arte. Qui forse abbiamo bisogno di creare delle manifestazioni come quella là che è stata fatta a Pertosa, appunto, promossa dal consigliere Vittorio Caggiano. Lei pure è venuta alla Biennale di Roma e quindi dobbiamo ringraziare il comune di Pertosa che ha avuto forse uno dei primi importanti, insomma, riscontri e organizzazioni dell'arte nelle nostre zone. Quindi, quali sono le sue proposte e quali le prospettive anche come artista? Io vorrei avvicinare di più i giovani all'arte e creare non so, anche delle trasmissioni, dei premi artistici, dei discorsi sull'arte, insomma, queste cose qui, insomma, che possono avvicinare di più le persone all'arte. Invece, quale sarà il suo prossimo appuntamento? Dovrei fare una mostra a Firenze in agosto, in una galleria d'arte, quindi sto preparando alcune opere e, insomma, devo andare lì a vedere come vanno le cose, insomma.